Ministro, una parola su questa giornata di oggi, solo è una giornata importante. Il Senato della Repubblica è un'istituzione cardine per la nostra democrazia, quindi è bene celebrarla. La storia dell'Italia è segnata da tanti eventi che sono venuti in Senato e dobbiamo continuare a difendere questa democrazia. Ministro, Calenda prima ha detto partire dicendo che la maggioranza proseguirà a colpi di maggioranza per le riforme non l'ho mai detto. Però ha detto che proseguirete lo stesso anche senza l'opposizione. No, ha detto un'altra cosa. La domanda era se l'opposizione andasse sulla 21, voi fareste le riforme? Sì, ne ho detto sì, ma se dopo aver detto, cioè bisogna ascoltare tutto quello che ho detto. Io ho detto che bisogna scrivere le riforme insieme, se uno non sente la trasmissione. La domanda che mi è stata fatta, ma se l'opposizione andasse sull'Aventino, voi continuereste a fare riforme? Ho detto sì, perché le riforme sono un impegno che abbiamo preso con gli elettori, ma bisognava ascoltare tutto quello che ho detto prima. Ho detto se la maggioranza non accettasse, io ho detto anzi che la maggioranza e l'opposizione... Ma assolutamente sì, è quello che ho detto, ma bastava ascoltare, se uno non ascolta e commenta senza ascoltare è difficile... Sarà quindi un face to face, heart to heart, cioè molto vicini anche. Certo, no, ma sarà una discussione costruttiva, io ho sempre detto che le riforme si fanno tutti quanti insieme, basta ascoltare quello che ho detto dall'Annunziata ieri, se poi uno legge soltanto una parte è chiaro che... Diceva Napoleone, non date una parola, quindi se uno mi fa la domanda, ma se le opposizioni andassero sulla 21, voi fareste le riforme lo stesso? Io ho detto, certo, andiamo avanti sulle riforme perché le riforme sono state parte del nostro programma, ma è la risposta a un'affermazione sulla negatività della reazione, non ho detto che si parte così, bisogna sempre ascoltare e leggere tutto, quindi Calenda non ha letto, come al solito, sempre un po'. Uno studente, insomma, non bravo. Legge soltanto le ultime tre righe. Grazie, ministro.